Carla, ma cosa stai facendo te stessa qua? Sì, un po' più bella, cercato di togliere un po' di unghie. Però bene o male sì, o comunque è qualcheduno che guarda. Sono io che guardo, o una persona come me che guarda al proprio futuro e pensa un pochettino più in grande. E quindi però qui invece è la roba che mi diverte, fare un po' di dettagli piccolini che mi riportano un attimino, penso, a quello che poi scriverò dopo. Quindi questo mi serve molto a rilassarmi, fa un paio di occhiali che tanto non devo inventare niente e lì nulla ha cambiato. E poi dopo, quando mi stufo, comincio a dare il mio messaggio. E lì davanti cosa c'hai? Qui davanti allora nasceva come una piccolissima porta che avevo visto a una mostra, piccola piccola, e mi sono detta: guardi, io guardo dentro una porta così piccola, un futuro così piccolo. Poi una volta che l'ho messa lì, mi sembra quasi una cassaforte, con tante porte completamente vuote, quindi sold out. Le vecchie cose si sono esaurite. E allora devo riempirla con nuove aspettative, nuove emozioni, ma pensando più in grande, non così tutta. Vedi davanti a te che c'è invece un'altra porta che si apre. Questa è un'altra porta che si apre. Quando tu esci e cominci una nuova vita, di solito ti porti dietro, anche se non hai tanto voglia di venire con te, una valigetta che possono essere i panni sporchi che ti vuoi lavare in casa o tutto quello che ti serve per cominciare una nuova vita. E te la porti via, ma di solito quelle cose lì si sentono più tranquille a stare nel loro habitat naturale, ma tu le trascini via comunque. E loro vengono con te e ti aiuteranno in quello che ci sta al di là di quella porta lì. E prendi delle cose dai tuoi sogni? Da tutto quello che vedo attorno, quindi ci penso di notte, ma anche adesso che sto guardando questa finestra, da questa finestra dico che cosa ci sarà dall'altra parte. Allora, mi hai spiegato che ci sono due tappe, no? Nella tua vita. Una tappa in cui quando eri bambina ti veniva come un fenomeno naturale. E poi da 15 anni a questa parte invece ne hai fatta una tua propensione, un tuo oggetto di vita, una tua passione molto, molto più concreta, più organizzata. Ho sempre comunicato attraverso dei disegni, ma il disegno che erano più cose, vignette, cose satiriche. Quando parlavo con i miei genitori non andavo mai a chiedere una cosa direttamente, gli propinavo un disegnetto dicendo avrei bisogno di questo. Quindi mi ha sempre accompagnato. Poi adoro la pittura, quindi dipingevo, ma lo facevo di notte nascosta. E hai dei filoni, cioè, non so, intendo dire questo, ci sono degli artisti che hanno cominciato a produrre un certo soggetto e poi l'hanno riprodotto in 30-40 versioni. Tu prima parlavi delle porte che Questo è quello un. che sto facendo adesso e questo hai ragione, è un mio filone. Prima di queste porte ho avuto il filone dei peli. Facevo questi enormi animali e diventava per me l'idea di fare cose gigantesche con un micro pennello, quindi diventare pazza, fare miliardi di peli, era un mio sfogo meraviglioso. Quindi mi caponivo su centimetri al giorno e ogni giorno facevo tipo 10 centimetri quadrati di peli, 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 peli.
Avevo visto precedentemente, ma non neanche tanto tempo fa, molti animali, primi piani di animali, che c'è un orsetto che ti guarda in maniera interrogativa. Cosa vuole da me questo orso, per esempio? Vuole guardarti, appunto. Andy Warhol sosteneva, per esempio, che non fosse necessario inventare delle immagini nuove, bastava cercarle. Lui ne ha trovate molte, dalle zuppe Campbell a Marilyn, dalla Coca-Cola a Jacqueline Kennedy. Tu le immagini le inventi o le scegli? Le copio, le scelgo, le immortalo, non invento una composizione. Ho visto che nei tuoi quadri c'è molto bianco, il bianco probabilmente ha a che fare con la luce. Sì, ha a che fare con la luce, ma ha a che fare con tanto lavoro. Cioè per fare il bianco io ci metto molto di più che per fare altri colori che mi sono già pronti lì. E il bianco per me è un'enorme emozione, riuscire a fare un bianco che mi comunichi quello che voglio. Bianco, 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 saranno 44 mani perché dietro era un giallo molto forte. Ma questa sarà la mia vera tela sul quale poi ci metterò tutti i miei messaggini, segnetti. Qui l'ho già graffiato dentro, quindi questa scritta non se ne andrà mai. Ma qui sopra poi sto preparando veramente una tela. Quindi queste porte sono proprio una quinta. Però devo farle. Questo prende troppo tempo, un po' noioso. Quindi bella bianca. Quindi bianco è un colore che ti piace? Bianco è il mio colore. Perché è bellissimo. Perché la luce e perché non, un bianco non è mai uguale all'altro. E poi ci può lavorare sempre sopra e diventa sempre più bello. Più è spesso e più è bello. Torino è certamente ancora per molti versi la città dell'arte povera, nasce nel 67, ha sviluppato una grande famiglia di artisti a livello internazionale, molti musei sono stati costruiti proprio per valorizzarne il patrimonio e tra l'altro va ancora detto che quasi tutti questi artisti sono ancora in piena attività. Non abbiamo avuto un fenomeno successivo molto importante come la Transavanguardia che ha fatto capo a Roma negli anni Ottanta, e forse neanche quella leggerezza tutta ludica, un po' design che si è vista a Milano nei tardi Ottanta e negli anni Novanta. Non c'è stata, secondo me, una scuola torinese successiva, ci sono stati diversi artisti torinesi con una certa individualità, in una città che paradossalmente però negli ultimi 20 anni ha prodotto più musei che artisti, cioè più contenitori che contenuti. Torino è la tua città? È la mia città, la città di nascita. I primi 6 mesi della mia vita era Torino, ho girato tutto il mondo, ma mi chiedevano se italiano, facevano no, sono torinese. Quindi per me Torino è proprio stata il mio trademark. Nel lavoro che tu fai, nella tua vita, ti ha ispirato, ti ha cambiato, ti ha trasformato, oppure è qualcosa che rimane sempre lì lontano, come un sottofondo? No, non è un sottofondo, assolutamente. Torino è una città con mille contrasti. Si passa da un'educazione formale pazzesca a una trasgressione che no, senza pari. Io passavo delle giornate qui con i miei amici che andavamo da posti assolutamente intonsi, immacolati, poi giù nei Murazzi dove succedeva veramente qualunque cosa. C'era molto, si vive molto, è molto intenso. Dicono che è il triangolo delle due magie, nere, bianche, comunque si sente che c'è un fermento pazzesco. Tutto molto, molto nascosto però. Bisogna andarla a cercare. Torino in parte è proprio quella che sono, è la mia anima. Quindi è importante. È importantissima. È importantissima. Ma anche nel tuo lavoro arriva tutto questo? Ma il mio lavoro arriva, sì, arriva proprio nei due modi, nell'educazione, quindi comunque un freno anche un pochettino che ho a volte nel cercare di esprimermi liberamente, ma d'altro canto appunto si solleva il tappeto e c'è una grande esplosione dove tutto è veramente permesso e possibile. E quindi queste due cose qui, questo contrasto ce l'ho anch'io molto forte dentro di me. Thank you.
esiste un'arte al femminile, cioè esiste un'arte che è geneticamente legata o fisiologicamente legata all'essere femminile. Questa è una cosa difficile da definire, anche perché che cosa comporta questo? Comporta una differenza, chiamiamola così, biologica nella creazione, che mi sembra una cosa difficile da sostenere. Esiste una differenza storica, per esempio, c'è una difficoltà storica. Perché non ci sono tante artiste nel passato? Perché il ruolo della donna non era quello della creatrice di immagini, eccetera, eccetera. Adesso la faccenda si sta ribaltando, ci sono più donne che uomini tendenzialmente. Io, insegnando per esempio all'Accademia di Brera, tra i miei studenti, le studentesse sono in netta maggioranza. Quando mi è capitato di andare in Iran per la seconda biennale di scultura, eccetera, c'era un 50% di uomini e 50% di donne che facevano questa cosa qui. Ma lì ci si domanda, è un'apertura mentale nei confronti della donna, o alla donna in quel momento è solo concesso di fare quella cosa lì, mentre, che ne so, l'ingegnere lo fa qualcun altro, lo fanno soltanto gli uomini? Tutte queste cose qui sono... si mettono insieme. Io ricordo per esempio Dada Maino che mi diceva: non esiste un'arte al femminile, cioè esiste l'arte e basta, non venite a raccontare di questa cosa qui. D'altro canto, però, nell'affermazione recente e storica, ripeto, delle donne come artiste, questa cosa qui esiste. È come se dovessero affermare di esserci, no? Affermare di esserci. Allora, come si fa in questo caso? Lo si afferma dicendo, facendo notare qual è la discriminazione nei confronti della donna artista? Può essere. C'è un gruppo americano che si chiamano Guerrilla Girls, che da partire dagli anni '80 facevano proprio le loro azioni, erano rivolte a far vedere come le artiste donne fossero discriminate nei prezzi, nelle esposizioni, in tutte queste cose qui. Non ho una ribellione nei confronti di non essere ma uomo e pertanto di avere più facilità nell'esprimermi, ma io sostengo che ha assolutamente ragione. Dobbiamo sempre provare, ma in tutti i mestieri, che sono sempre stati più dell'uomo, la donna ha sempre dovuto. Io lavoravo in un ambito di macchine, di automobili prima, e pertanto anche lì bisognava dimostrare di essere all'altezza o come un uomo. Ma io penso che una delle cose che la donna dovrebbe sempre ricordarsi di essere è proprio quello di essere donna e fare le cose che sono all'interno della propria persona. Esiste un'opera d'arte senza chi la fruisce, ed esiste un concetto di arte non fruibile. Qui vedi tutti questi pannelli, sì, no? Tutte queste fasi descrittive, e io un po' lì sono arrivato alla tua pittura, no? Ha un'immagine inizialmente molto, molto immediata, molto presente. Io poi ti ho detto iperrealista, ma non so se il concetto è giusto. E poi invece l'altro polo, no? Quello vignettistico. Sì. Per cui forse i due poli che si stanno unendo in un unico progetto. Assolutamente sì, no, è la mia grande sfida, perché sono sempre stata parallela. Dipingevo e vignettavo dall'altra parte. E adesso che proprio voglio, si parlava prima della rinascita, è proprio per me uno sguardo nuovo e voglio vedere il mio futuro e cercare di portare gli altri a guardare il proprio futuro con occhi nuovi. Pensate di fare un viaggio nel silenzio e in un deserto ma di ghiaccio, e ho pensato al buio, ho detto voglio fare un viaggio al buio, e quindi ho scelto la Lapponia svedese e ho fatto un percorso molto lungo per arrivare ad Abisko, cioè all'estremo nord della Lapponia svedese,
e là c'è un isolamento totale, sia di mezzi, internet, eccetera, e un buio assoluto per appostamenti di ore e ore nella notte durante questo fenomeno dell'aurora boreale. Mi sono trovata davanti a questo fenomeno che era la massima esplosione, perché ogni 10 anni c'è un punto massimo, un punto di picco, e io per caso mi sono trovata nel punto massimo, per caso. Ma io dico che anche molti lavori d'arte nascono anche per caso. Cioè, secondo me un artista fa un percorso un po' da rabdomante e ogni tanto trova l'acqua, no? Cioè trova un punto fermo, no? A cui aggrapparsi per fare un progetto. Questo è il primo approccio a una porta chiusissima, come vedete tutte le altre porte si aprono, questa è proprio chiusissima, anzi c'è un buffissimo, cattivissimo personaggio che difende questa porta chiusa, e probabilmente qui qualche fumetto lo metterò. Io ho messo buffo per ricordarmi di scrivere qualcosa, ma comunque questa è una porta ermeticamente chiusa e guardata a vista. Potrebbe essere l'inizio delle mie porte che finalmente apro e guardi là, tolgo il guardiano che fa parte delle altre cose pelose che ho fatto e vado avanti con le mie altre porte. Quindi questo è porta numero uno. Ho cominciato con una porta molto statica e un cagnolino davanti alla porta, perché ho visto questa foto che ho trovato meravigliosa. Fatto quello, facendo la prima porta, ho capito che questa porta la volevo aprire, volevo capire cosa c'era dietro, quello che avevo dentro io. E allora sto facendo tante porte, e penso che l'ultima porta che farò finalmente capirò quello che c'è dall'altra parte. Capire esattamente il mio futuro, i passi che farò in avanti, da adesso in poi. E cerco di comunicarmi. Forse più a me stessa che al prossimo. Credo anch'io, secondo me vale per tutta la produzione artistica, è un modo per cercare un contatto con un proprio mondo interno, ecco, con delle proprie emozioni, sentimenti, ricordi, fantasie. Quello che è certo è che nell'arte dell'ultimo secolo, del XX secolo, le artiste donne hanno assunto dei ruoli particolari, di maggior rilevanza, senza tuttavia arrivare ancora alla notorietà, alla fama, alla popolarità che hanno artisti maschi. Credo che questo molto rapidamente sarà destinato a essere superato, nel senso che le donne artiste assumeranno un ruolo e un'importanza e una capacità e affermeranno una loro capacità creativa equivalente a quelle degli artisti uomini. Sta di fatto che fino adesso non è stato così. Nel passato ho citato prima Artemisia Gentileschi, che è molto facile. Noi abbiamo fatto un libro sulla Giovanna Guerzoni, che fu un esempio straordinario di questa artista che fece queste squisite composizioni di nature morte, di frutta. Una eccezione nel suo tempo, molto famosa, ricercata in tutta Europa come ritrattista, fu la Rosalba Carriera, meravigliosa ritrattista. Però sono figure isolate. C'è la storia della Frida Kahlo, che è un'altra storia terribile. C'è la storia della scultrice, della Camille Claudel, per esempio, no? Donne che hanno sofferto situazioni veramente molto penose per varie ragioni, di rapporti difficilissimi con gli artisti con cui hanno convissuto, da cui sono state anche sfruttate. Ma queste sono storie del passato, di un'epoca che oggi non è più così. Oggi le artiste donne si stanno affermando nelle mostre internazionali, nelle biennali e così via. Ho cercato in questi 3 anni, che sono il tempo in cui ho eseguito questi lavori, prima questo e poi, prima Poison Flower e poi Luca Far, questo è il titolo Guarda Lontano, ho cercato di contenere l'immagine all'interno di una prospettiva, di un contenitore che non chiamo cornice, ma chiamo stanza, chiamo ambiente. E quindi qua c'è un ambiente, diciamo, che è una prospettiva classica, e invece qua c'è un ambiente che contiene
che potrebbe essere enorme, no? Bisogna immaginare che sia gigantesco, bisogna immaginare che contenga una proiezione, invece contiene un fermo immagine, no? Che io ho eseguito a volte con la pittura e a volte con la fotografia, ma è un ambiente liquido, è un ambiente morbido. E queste due esecuzioni sono tutte e due dei pezzi unici, eseguiti in pezzi unici, sono costruiti con degli stampi, ogni volta c'è uno stampo diverso, il materiale metacrilato, cioè una fusione di plessiglass, due fiori in 3D. Quindi sono come due personaggi, no? Sono due personaggi che cercano, come dire, un rapporto simbiotico, che è un rapporto impossibile, la dualità che comunque è l'origine del tutto, no? L'uno e il due, e quindi ecco, due fiori su uno sfondo che scompare, che si annientano, che scompaiono all'interno di questa prospettiva, perché poi alla fine finiscono in un monocromo. E qua invece ci sono due semisfere di vetro all'interno delle quali ci sono invece due luoghi. Ci sono due luoghi, ma sono due luoghi simultanei, cioè sono il frutto di un percorso unico. Cioè io ero lì, in questo luogo, lo descrivo, lo riprendo, e ero lì immersa in un fenomeno cosmico che era l'aurora. Nasce qui nella zona un po' della Bergamasca, si trasferisce giovanissimo a Roma, a 20 anni era già a Roma e a 26 gli è toccato fuggire da Roma per le note questioni che sappiamo, fu coinvolto in una rissa per questioni di gioco ne nacque un omicidio, ci fu una vittima. Quindi lui fu costretto a spostarsi e fuggì prima a Napoli, poi a Malta, se poi sappiamo in Sicilia. E quando il Papa alla fine l'aveva poi perdonato nel viaggio di ritorno, morì e quindi non è riuscito a ritornare. Qual è la grandezza del lavoro di questo artista? A mio avviso è un discorso tra un pittore e un pittore, un grandissimo maestro naturalmente, rivoluzionario proprio per questa sua capacità, a mio avviso, di fare accettare la realtà cruda. Non è un artista che sposta sul piano ideale il lavoro, ecco per esempio il discorso come potrebbe essere diverso raffrontato con un lavoro come quello di Piero della Francesca, che è pura astrazione di pensiero, pura metafisica del pensiero. Nel caso suo tu sei lì, a volte persino crudele la sua, però è reale, è una realtà che non ammette dubbi. Io dico sempre, Caravaggio per la pittura del Seicento e Bacon per l'arte del XX secolo sono gli artisti che hanno fatto più vittime nel panorama dell'arte, perché sono delle personalità troppo forti. Ecco, lui proprio ha questa capacità di in qualche modo parcellizza i frammenti, i dettagli, quasi da certe diciamo parcellizzazioni michelangiolesche, lui ne esalta i particolari, li porta in primissimo piano, però li raffredda con questa luce del reale. Ecco, sembrerebbe quasi distante la sua partecipazione, invece è vicinissima, però non cerca, come dire, una sorta di spostare il discorso sul piano ideale, lui lo porta sul piano della cruda realtà. Della fotografia. Della realtà. E poi la luce, perché come vedi questa luce, oggi noi che siamo appunto uomini del XXI secolo,
vediamo in questa luce quasi qualcosa di cinematografico, no? Quasi cinematografico. Io spero tu sia d'accordo su questa idea, che odi di parcellizzare i frammenti e portarli, come dilatarli, no? Come metterli in primissimo piano per farli osservare in modo da... Ma senza idealizzazione, pensalo di vicino a Raffaello, ragione, che è la bella pittura, il bello. Lui non si pone il problema del bello. Un anno che sono andata in collegio per mia scelta e in quell'anno è la prima volta che c'è stato veramente un professore d'arte che mi ha notato. E cosa aveva notato? Aveva notato che non ero proprio, cioè che era una cosa alla quale ero portata, che mi piaceva molto e che mi faceva stare molto bene, perché non avendo niente da fare in collegio la sera io mi chiudevo nella sala d'arte e continuavo a dipingere. Però io pensavo di essere bravissima. E invece lui mi ha fatto vedere che avevo un sacco di strada da fare. E come ha fatto a farti capire che forse qualche cosa andava un po' rimessa in ordine, o ripensata probabilmente? Mi ha fatto copiare questo bellissimo panorama. C'era una casa, un ponte, degli alberi, dei fiori, tutto molto bello, molto... E io ho diligentemente copiato la casa, i fiori, le cose, le mattonelle, tutto, anche la ghiaietta, ed era una cosa che a mio avviso era veramente bellissima ed ero fierissima di quello che avevo fatto. Lui mi arriva da dietro le spalle, da dietro proprio pum, fa due bei sputi, era fatto a gouache, quindi ovviamente con lo sputo si scioglie, prende lo Scottex e me lo cancella tutto, mi fa una bella roba tra il marroncino, il verde e il giallo e mi fa, ecco, adesso... Puoi ricominciare. Allora, Carla, qui c'hai... Che abbiamo qua? Qui abbiamo... Ho messo in pratica lo sputo del maestro di quando avevo 15 anni. Il mio astratto. Colore che poi cancello tutto e sopra ci metto le ombre e le luci che voglio che mi diano qualcosa. Questo è un albero della felicità. E allora per fare un albero della felicità ci ho dovuto mettere dietro la terra, l'erba, tutto quello che c'è, cancellato via tutto e poi fatto questo. Questa è la felicità, questi sono i rami, questa è la, diciamo, l'anima. E questo sono i miei orizzonti, ho fatto tutta una parte di orizzonti dove ci incollo le cose, le ristrappo via per dargli un attimino più di profondità, perché gli orizzonti non li vediamo neanche noi piatti. Da qui partiva che volevo fare un animale. E poi mi sono detto che faceva abbastanza ridere, era bruttino, allora l'ho tolto via. E il bello è proprio questo, di che non scoraggiarsi mai, è una cosa orribile. Secondo me se uno ci continua a lavorare sopra potrebbe diventare qualcosa di carino. E a me questo piace molto, cioè mi ci riconosco molto in questo. In altri meno, ma in questo sì. E queste sono le ombre, sperimentazioni di come sono le ombre. Questo si muove ma l'ombra rimane fissa. Questo mi piace molto. Questo è un altro mio albero. Allora, altro albero. Sempre della felicità o alberi? Ah sì. Una della speranza, l'altra della felicità. Comunque sempre qualcosa che ti guarda un pochettino, c'è questa chioma tutta che va in alto, con una base comunque solida e quindi può crescere in modo sano, ecco. E questo è... E qui è proprio la spontaneità del gesto, non c'è niente di premeditato, il pennello va dove la voglia di andare, alla fine c'è un qualche cosa che a me
Ah, era soddisfatto e per me era finito. Senti, quindi qua c'è i tuoi inizi, che c'è il disegno, poi c'è il fumetto, sì. Poi c'è la strada. Sì, ci sono tutte, ce n'è per tutti i gusti, cioè mi diverto sempre. Se mi stufo di fare, appunto, troppo è, allora comincio a fare le cose. Una volta che mi stufo di fare le cose, continuo a fare, che in effetti questo signore qui, oltre che essere gnucco, non ha comunque un bel vestito. La valigetta è un po' perplessa, perché lei è attaccata lì e non se ne può andare, quindi le farò una faccetta ancora più perplessa. E più ci vai e più capisci che devi lavorarci tanto. Per quello che secondo me i quadri sono raramente finitissimi, perché potresti sempre migliorarli o peggiorarli, ma quando li peggiori poi li puoi rimigliorare, ecco che ricominci. E poi i quadri sono belli ovunque, anche di lato. Ma è un rapporto fisico, no? Con la tela, con... Eh sì, comunque tutta questa parte qui è questo. Puff! Ah. Il mio grande divertimento è fare vignette, fumetti, inventarmi storie, mi danno un tema e io invento storie mettendo le persone, sì, abbastanza rassomiglianti, ma più che altro l'idea che ci sta dietro. Vedere sempre tutto da un punto di vista molto ironico, e questo è il mio grande divertimento. Ed è per quello che lo voglio mescolare adesso, cioè far passare il messaggio in modo così ironico e buffo. Questo è uno che ha inventato una pillola magica. E niente, questa è la mia grande, grande, grande passione. Per cercare un contatto con un proprio mondo interno, ecco, con delle proprie emozioni, sentimenti. Come potrebbe essere diverso affrontato con un lavoro come quello di Piero Della Francesca, che è pura astrazione di pensiero, pure metafisica del pensiero. C'è un'armonia che è una cosa incredibile, meravigliosa.